bello, bello, bellissimo davvero, complimenti alla Hot Jazz Orchestra diretta al maestro Ramaci e complimenti, accogliamo con un applauso l'autrice di queste opere d'arte meravigliose, ci tengo a dirvi ovviamente tutte realizzate interamente a mano, Francesca Paternò. Eccola che arriva accompagnata da Diletta. Buonasera Francesca, benvenuta. Come sempre grazie della tua presenza qui con noi questa sera. Grazie Francesca, soprattutto per questo bellissimo vestito, perché pensa Ruggero me l'ha fatto apposta su misura, da lontano però guarda quanto è bello. Che bello, meraviglioso. Ispirazione agli anni 50, naturalmente. Brava. Francesca, so che tu intanto vuoi fare dei ringraziamenti subito. Sì, sì, volevo ringraziare per questo riconoscimento Gianna Azzaro, perché è una cosa bellissima quella che io sto facendo per l'estero, perché ho dei clienti molto importanti di Tokyo che sto realizzando per loro degli abiti meravigliosi da sposa. La via della seta vera e propria e si apre a Oriente. Esattamente. Io so che sono state selezionate delle boutique in tre grandi città orientali che avranno proprio. E ho avuto una grande soddisfazione veramente a Milano, perché ho conosciuto questi buyer dove hanno creduto in me e hanno, insomma, in questi momenti tra l'altro difficili, certo, nostri, certo, che stiamo vivendo. Quindi io lo dedico questo premio alla Sicilia e al Made in Sicily, perché brava, lo meritiamo, brava, credo, no? Brava, perché brava, tutto è realizzato a mano, tutto è fatto in Sicilia. Vi dico anche, perché il tuo ufficio stampa puntualissimo mi ha mandato queste notizie, che le boutique sono state selezionate nella città di Tokyo, di Yokohama e di Kumamoto. Quindi complimenti, una griff italiana, una griff siciliana in questo caso ad Oriente, proprio la via della seta, esatto. La sua griff è la via della seta. Quindi... E invece Francesca, a cosa ti sei ispirata per questa opera? Ma l'opera è appunto, sono abiti molto romantici e quindi per i grandi teatri del mondo, quindi ho dato questo nome, questa mia collezione. E sempre sulla idea degli anni 50, perché mi piace questo, sì, assolutamente. E quindi... Complimenti. Allora, complimenti. Per premiarti chiamiamo in scena con grande piacere il presidente Lions Catania Nord, il dottor Mario Di Stefano. Lo accogliamo con l'applauso, un altro rappresentante dei Lions questa sera qui rappresentati veramente in maniera eccellente, anche perché ogni qualvolta parliamo di Lions io ci tengo a sottolineare questo grande progetto. Ne parleremo tra non molto di nuovo con il dottore Maurizio Cimitarra. Le nostre bellissime modelle. E le salutiamo, ragazzi, con un applauso queste brave, ragazze belle, così belle. Bravissime. Buonasera dottore Di Stefano. E allora, in una battuta, dottore Di Stefano, vengo io da questa parte così non passo davanti. La nostra nave arriva in porto, il nostro obiettivo in quest'anno di lavoro attraverso i Lions verrà senz'altro raggiunto. Certo, io sono il presidente di uno dei più di 10.000 club che operano nel mondo e la loro attività è rivolta, oltre che a dei server, dei servizi, il luogo qui sulle zone dove loro risiedono, ma soprattutto contribuiscono in maniera diretta, importante, alla raccolta dei fondi per la fondazione. La fondazione è quella che poi in definitiva in tutto il mondo opera per quei risultati importantissimi che sono stati prima. Che vengono raggiunti, questo è molto importante. E allora, consegna del riconoscimento dalle mani del dottore Di Stefano, con il vostro applauso, a Francesca Paternò. Per la bellezza e lo stile degli abiti, delle ragazze che le hanno fatto indossate e delle bambine, bellissime dolci. Grazie, ma anche molto bello il teatro stasera, è meraviglioso. È vero, grazie a voi, con l'applauso. Grazie.